Bentornati in diretta sulle fonti TV. Il Congresso ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta del Congresso a Camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale vinto dal ticket Dem con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano. Il Parlamento ha respinto alcune contestazioni avanzate da esponenti repubblicani dopo che la seduta era stata interrotta per l'assalto dei manifestanti pro-Trump a Capitol Hill. Andiamo a vedere anche qualche dettaglio. Intanto è ufficiale, la prossima amministrazione degli Stati Uniti sarà quella Biden-Kamala Harris. Non solo, molto probabilmente ci saranno delle ripercussioni importanti per Donald Trump. Si sta valutando addirittura la rimozione. Trump ha confermato intanto che ci sarà la transizione ordinata. Facebook e Twitter hanno bloccato il presidente USA per 12 ore. I suoi social media sono bloccati per il momento, in quanto è stato accusato ovviamente Donald Trump per aver tweetato cose non vere, che del resto è una situazione a cui ci siamo abituati. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime in seguito agli scontri avvenuti ieri durante l'assalto al Congresso americano da parte dei sostenitori di Donald Trump. Sono 13 i feriti, 52 le persone arrestate, molte per violazione del coprifuoco, e 4 morti. Intanto il sindaco di Washington ha esteso l'emergenza pubblica per altri 15 giorni fino al 21 gennaio, il giorno dopo l'insediamento di Joe Biden, appuntamento per il quale si temono nuovi forti tensioni. Tra l'altro è Trump che ha incentivato queste tensioni e poi un po' più tardi ha invitato i propri supporter di abbandonare le violenze, perché effettivamente le vittime sono tante. Noi siamo in compagnia di Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica. Buongiorno e ben ritrovato. A te, Alexandra, agli ascoltatori, un augurio di buon anno. Buon anno a tutti ancora. Allora, vorrei partire con un commento appunto su ciò che è accaduto ieri a Capitol Hill. Che cosa significa per la democrazia questo atto dei supporter di Trump, e soprattutto che cosa significa il fatto che un presidente alla democrazia più grande del mondo, almeno sinora descritta come la prima democrazia, che cosa significa appunto il fatto che il presidente attuale di questa democrazia stava incentivando queste violenze che hanno comportato quattro morti, una bilancia non bella? Purtroppo direi due cose. Innanzitutto cercherei di contestualizzare i numeri, cioè abbiamo assistito insomma ad una azione violenta di un piccolo gruppo sul totale degli elettori e della popolazione statunitense, di un piccolo gruppo di matti sostanzialmente. E quindi questo, come dire, lo dico solo per dare il senso delle proporzioni. Dall'altro lato però quello che abbiamo visto non è altro che il frutto ineluttabile, il frutto più maturo di una tendenza non tanto ad andare nel merito delle misure economico-finanziarie, di politica sociale, di una certa fascia politica o di un partito, quindi nel tradizionale alveo della distinzione tra democratici e repubblicani, quanto piuttosto questo è il frutto più maturo di un atteggiamento ideologico contro il sistema democratico. Quindi da un punto di vista reale abbiamo assistito ad una incarnazione, no, di una tendenza che Donald Trump, sin dalla sua elezione, ha fatto propria, cioè quella di contestare dal di dentro il sistema democratico in quanto tale, quindi nel mettere in dubbio il funzionamento del meccanismo, non tanto il tipo di misure economiche o l'atteggiamento, se vuoi, geopolitico, okay, che gli Stati Uniti hanno adottato nel corso degli ultimi 4 anni. Trump ha buttato, come dire, il bambino e l'acqua sporca
perché tante delle sue battaglie, specialmente quelle nei riguardi del ruolo della Cina a livello globale, partivano da un presupposto, se vuoi, anche corretto, ma sono state purtroppo totalmente distrutte dalla logica sottostante alla critica del sistema democratico statunitense, che, voglio dire, le immagini fanno male al cuore, ecco, vedere quello che abbiamo visto ieri, pur noi avendo attraversato l'epoca di Tangentopoli, la critica al sistema parlamentare dei partiti italiano, queste scene negli Stati Uniti fanno veramente male al cuore.